Luca Pieragnoli è a Montesilvano, in visita amichevole, però con un occhio anche al campo. Certamente, quando siamo in palestra con le ragazze c'è sempre qualcosa da imparare, qualcosa da dare e soprattutto la curiosità e la voglia di stupirsi, perché in ogni contesto, in ogni regione, in ogni territorio si trovano ragazze che fanno questo sport con grande passione e che dimostrano di avere tanto, io parlo sempre di talento, ma magari non è il termine più giusto, ma dimostrano di avere tanto dentro di sé da offrire e da dare a questa disciplina. E l'Abruzzo com'è messa? Beh, l'Abruzzo ha una grande storia e per quanto conosco io, avendo fatto il responsabile dell'attività di qualificazione negli ultimi anni, sta esprimendo dei valori importanti, tant'è che una ragazza abruzzese ha fatto parte anche dell'ultima nazionale pre-juniores e quindi io stesso ho avuto, in una parentesi, in un club importante giovanile, ho avuto due atlete abruzzesi, quindi insomma penso che l'Abruzzo sappia, insomma, continui a dare alla pallavolo italiana delle giocatrici importanti. È un movimento che cresce, quello della pallavolo, soprattutto a livello giovanile in Italia e in Abruzzo? Ma mi sento di dire di sì da qualche anno, perché i risultati delle nazionali giovanili parlano da sole e anche i risultati della nazionale seniores, e questo dimostra, no, che sul territorio, perché è vero, le nazionali sono il fiore all'occhiello, però sono espressione del territorio, di chi tutti i giorni va in palestra e magari non ha la possibilità di essere alla ribalta come invece sono e hanno la possibilità, ecco, le varie nazionali. Quindi è merito del territorio, di chi fa parte della società. La presenza oggi qui dell'allenatore Pieragnoli è testimonianza dell'impegno che la società sta spendendo per mantenere e far crescere questo movimento. E magari l'incentivo perché qualche ragazzo un giorno possa spiccare il volo, anche per essere un motivo d'orgoglio per la società che le lancia. Senz'altro, è già stato così in passato, diversi giocatori cresciuti a Montesilvano poi hanno fatto carriera a livelli nazionali. Noi ci contiamo e speriamo che con il suo supporto, i suoi consigli riusciamo a migliorare quelle che sono le nostre attività e far crescere questi ragazzi nella bellezza di questo sport meraviglioso.